Dopo che uno dei due minorenni accusati con due maggiorenni della morte di Emanuele Iacconi il 31 ottobre 2014, quando fu aggredito in darsena a Viareggio e tornato in libertà dopo 6 mesi, la sensazione è che, nonostante il riserbo da parte degli inquirenti, ci potrebbero essere ulteriori sviluppi su questo caso, che cioè il gruppo dei presunti responsabili dell'aggressione a Manuele, avvenuta la notte di Halloween, che ha provocato il decesso del 34enne di Piano di Mommio, possa allargarsi. E non a caso sono stati sentiti nel corso di questi mesi i giovani che già erano stati interrogati, proprio perché si cercano prove e testimonianze certe per poter in qualche modo chiarire bene cosa possa essere accaduto quella notte maledetta. A Roma, poi, presso la polizia scientifica, sono stati esaminati i caschi e gli indumenti dei giovani, e questo ulteriore esame potrebbe portare novità. Oltre ai quattro finiti nel mirino fino ad oggi, altre persone erano presenti, anche se non sono state ritenute parte attiva dell'aggressione che ha portato, a distanza di giorni, il decesso di Emanuele. A settembre, quando inizierà il processo, questo sarà uno dei punti all'ordine del dibattimento, tanto atteso dagli amici e dai familiari.